Taglio del nastro al ritmo di samba per l'edizione numero 17 del mercato internazionale che affollerà le vie di Arezzo fino al prossimo 8 di ottobre. Oltre 305 espositori, che è praticamente il record dall'ultimo anno, appunto il 2019, che aveva toccato questi numeri. Quindi siamo molto contenti come Confcommercio di aver ridato alla città questo bell'evento. Si parte nel modo giusto, con il tempo e la temperatura che chiaramente ci aiuta in questi giorni, 17esima edizione, quindi un grande evento che ritorna nel centro storico della città con tanti operatori anche locali, oltre 90 operatori locali della provincia di Arezzo, quindi non solo cibo internazionale ma anche tanto cibo eccellenze enogastronomiche della provincia di Arezzo. Si fa davvero il giro del mondo, dall'Argentina alla Spagna fino ad arrivare ad Israele. Sono tantissimi appunto i banchi internazionali che però si integrano con quelli italiani e aretini, e ovviamente è un'occasione per i tanti visitatori di conoscere anche la nostra bella Arezzo. Ma intanto il mercato internazionale, che è un format che gira tutta Italia e tutta Europa, e come viene interpretato Arezzo non viene interpretato da molte altre parti, quindi i risultati anche economici che si registrano ad Arezzo sono straordinari e gli espositori vengono ad Arezzo sempre molto volentieri. E quest'anno, io ricordo le primissime edizioni, definivo questa kermesse un giro del mondo in 80 banchi, mutuando Julius Verne, perché i banchi erano quelli, erano un'ottantina, ora siamo oltre 300, dove ci sono circa 200 banchi internazionali con le novità, il ritorno del Brasile, la Grecia, Israele, c'è un po' di tutto. 90 banchi di produttori, di espositori aretini, e questo è importante perché sancisce, è la vera grande differenza rispetto alle altre edizioni da altre parti d'Italia, e una grande compartecipazione degli operatori economici di Arezzo, e addirittura 20 produttori agricoli di Coldiretti e di Scia che si aggiungono e fanno il numero di oltre 300 espositori. Abbiamo detto, insomma, tante volte in 3 chilometri si fa il giro del mondo, ma è così, e come lei sottolineava appunto, però ci sono anche tante eccellenze italiane e aretine. Assolutamente sì, posso citare anche i prodotti agricoli di Coldiretti e Scia che insieme a Confcommercio collaborano alla realizzazione dell'evento, quindi tanti produttori agricoli e anche tante eccellenze del nostro territorio, piatti speciali appunto di Arezzo e non solo, quindi il menù è ricchissimo. Ci sono anche eventi collaterali che coinvolgono le zone dove il mercatino appunto arriva, ma in forme diverse. Sì, appunto, in questi 3 chilometri di mercato ci sono aree molto importanti come Piazza Sant'Agostino, che ospiterà l'animazione per bambini con i piccoli chef e gli efelanti, ma anche un grande concerto musicale sabato 7 alle ore 21 con gli Umagroso in Piazza Sant'Agostino, grazie al grande contributo dei commercianti appunto della piazza e di Confcommercio. Ormai è diventato davvero un appuntamento importante per, ovviamente, per Arezzo, ma non solo, quindi la presenza di tanti anche presenze così internazionali ne denotano il valore, e accanto ovviamente a queste presenze internazionali ci sono i nostri produttori, le nostre produzioni tipiche, le nostre produzioni più rappresentative, che sempre di più sono apprezzate, sono richieste e sempre di più fanno anche mercato e fanno economia. Siamo certi che la gente che viene per questa attrazione poi scopre, se non la conosce, la straordinarietà di questa città, quindi è una ricchezza che si spalma un po' su tutto il tessuto economico. E qualcuno reclama interventi meno popolari e più elevati, più di cultura. Io dico, aggiungiamo a un evento così nazional popolare anche qualcos'altro di più elevato, in modo che l'offerta di questa città sia complessivamente soddisfacente. Ma no, questo è un discorso ormai atavico, non è che il mangiare esclude la visita ai musei, voglio dire, è una polemica a volte che viene fatta anche in maniera sterile, cioè una cosa non esclude l'altra, a volte tutte e due si completano, perché tanto per fare un esempio, nella prima settimana di gennaio, quindi con la città del Natale in corso, abbiamo avuto accesso ai musei in numero indescrivibile, quindi è la conferma che le due cose possono tranquillamente convivere.